fuggitiva. Allora cosa fai rincalata? Non dai un bel bacio alla tua mamma? Ma non è pure che ti soffri il fagottino? Ma cosa dici? Laura, ma come sei gonfia. Ma dove mangi la rosticceria? Veramente cucino io? Ah sì, beh, ognuno fa quello che può, nei propri limiti. Mamma, cosa sei venuta a fare? Tesoro, ma da quando compri vestiti alle bancarelle? Ma come? Della collezione primavera estate 2007? Ah sì? Girati un po'. Sai qual è il problema di quel vestito? Che starebbe bene a una ragazza magra. C'è qualcosa di simile a una quella? Cosa sei mia compagna, zia? No, tesoro, non ho bisogno dell'accompagnatore in 4 metri quadrati. Ancora lo zucchero? Ma non sapete che lo zucchero è veleno? Ah, e questo caffè è ancora peggio. Davide, scusa se quando eri in coma... Sì, no, capisci? Ah, capisci? Scusa se non sono venuta a trovarti in ospedale quando stavi male, ma l'odore dell'alcol non lo posso sopportare. Se non è invecchiato almeno 12 anni. Sta bene, Davide? Sì. Io veramente questo periodo lo trovo un po' asciugato, non mi mangio niente. Strano, con queste cenette così deliziose. Mamma, perché fai in questo modo? E mi spieghi per quale motivo sei venuta qui? Beh, amore, avrò pure il diritto di fare due chiacchiere con le persone che hanno la compiacenza di darti un alloggio o quello che è. Ok, le fatte, adesso te ne puoi andare. Quanta fretta, è il momento dei regali. Pensavate che me ne fossi dimenticata, eh? Hotel Parker. Mi è ancora umido. Grazie. Questo ciampettino, bagno scolino. Sono carini, eh? Sì, grazie. Guarda, guarda come sono contenti. Vedi, Laura, anche noi dovremmo imparare a godere delle piccole cose come le persone più umili. Mamma. Per quanto, visto che abiti qui, penso che anche tu stia imparando a godere delle piccole cose. Sicura che non vuoi tornartene a casa? Dove volevi arrivare? Io a casa non ci torno. Certo che no, appena arrivata. Davide? Devo trovare la mia strada. Sì, no? Una strada dove mettere i cartoni quando sarai diventata una barbona. Mamma, questa è la mia vita, io la vivo come mi pare. Sì, allora, oh. se Laura sente che... Davide, lei... aiutami. Ciao ragazzi. Ciao. Davidino, ti piacciono le mie scarpine nuove? Laura, leva quel piede da lì, io te lo tronco con un macete. Mi fareste un massaggino qui? Non sono una massaggiatrice, sono una fisioterapista. Perché che differenza c'è? Vabbè. Comunque non vedo come ti possa far male visto che non fai un tubo tutto il giorno. Deve essere stato colpa del bancomat. A parte di digitare il trino, mi sembra la tua tendine. Vabbè, comunque, non ti muovere da qui perché passo con